È il 1° ottobre dell'anno 2022, sono le ore 6 del mattino. Accompagnato da una strana sensazione interiore, esco fuori e mi ritrovo davanti questo particolare oggetto sferoidale di colore arancione. Purtroppo l'obiettivo del cellulare ha modificato la colorazione originaria. L'oggetto comunque non emetteva rumore, non possedeva le classiche luci lampeggianti che hanno tutti i velivoli convenzionali terrestri oggi conosciuti. Volava ad una quota abbastanza bassa. Come vedete ci sono due strati di nubi, uno più biancastro, più alto, e uno più scuro, più basso dell'altro. E l'oggetto volava, attraversava il cielo, al di sotto dello strato superiore delle nubi, quindi ovviamente troppo basso per essere un satellite. La caratteristica più sorprendente che potete notare è che a questo punto del video, prima di scomparire dietro le nuvole, è che l'oggetto ha iniziato a intensificare la sua luminosità, eseguendo dei piccoli flash. Lasciando comprendere quindi che non si trattasse di un qualsiasi oggetto convenzionale. Qui l'oggetto lo vediamo sparire dietro lo strato inferiore di nuvole scure, scomparendo quindi dalla mia visibilità. La presenza quindi di tutte queste caratteristiche molto particolari, l'oggetto, l'avvistamento, assumono un'importanza significativa e ci obbligano quindi a sottolineare l'importanza di tale avvistamento.